Allora adesso vi presentiamo un prodotto con il recupero del pane raffermo. Il pane raffermo e il suo recupero è sempre stata parte integrante della cultura e del territorio trentino e quindi ci sembrava curioso e quantomeno interessante andare ad elaborare assieme a Marianne e a Samuel questo prodotto. È una semplice frolla che poi andremo a fare dei biscotti praticamente. Allora, cominciamo ad impastare burro, zucchero e la buccia di limone. Quando saranno ben amalgamati, andremo ad aggiungere le uova. Mescoliamo ancora molto bene in modo da avere un composto tutto omogeneo e andiamo ad aggiungere l'uvetta macerata nella grappa al moscato. Mescoliamo ancora tutto bene, cerchiamo di avere un composto liscio e omogeneo e come ultimo ingrediente andremo ad aggiungere il pane raffermo, macinato in maniera molto molto sottile. Quando l'impasto è pronto, quando è ben amalgamato, tutti gli ingredienti sono ben amalgamati, adesso Samuel comincerà a stenderli, ok, per rendere dello spessore che serve a noi per poi andare a formare i nostri biscotti. Bene, continuiamo a stendere. Quando siamo arrivati allo spessore desiderato, solitamente facciamo un 4-5 mm, ricordiamoci che è un impasto con del pane raffermo, quindi non avrà la stessa struttura. Molto bene, una volta terminato, adesso Marianne andrà a stampare o a coppare i nostri o a tagliare i nostri biscotti, li metteremo su una teglia. Noi utilizziamo delle teglie che sono teflonate, ma possiamo utilizzare anche della carta da forno, va benissimo, e poi andremo in cottura con i nostri biscotti. Adesso i nostri biscotti sono pronti, li inforniamo a forno a 175 gradi per 15-20 minuti. Sono passati circa 20 minuti, ora sforniamo i nostri biscotti. Controlliamo i nostri biscotti se sono pronti, sono dorati, quindi sono a posto così. Biscotti de pain sec sono un prodotto del recupero del pane vecchio. In questi biscotti viene aggiunta l'uva sultanina macerata in una grappa aromatica di moscato. Ecco perché noi abbiamo deciso di abbinare a questi biscotti la Trentino grappa giovane di moscato. Un abbinamento sicuramente molto piacevole che può soddisfare la voglia di assaggiare qualcosa di dolce in un qualsiasi momento della giornata.